Buongiorno amici telespettatori, oggi ci colleghiamo con Bibi e Marti. Ragazze, ci siete? Sì! Benvenute. Allora, oddio, ma sei in diretta? No, cioè, se lo sapevo mi sarei truccata meglio, sono cesso. Lo avessi saputo, signorina. Beh, io che ho detto. Amore, ma che dici, sei bellissima. Ah, anzi, ti è? Sto cesso. No. Bel lavoro al naturale. Meravigliosa. Possiamo iniziare? Sì, va, va. Ma cosa fa? Non lo sai che si prendono più l'ex con gli animali? Senti, caso, una cosa. Ma tu dici il selfie o la selfie? No, guardi, io non dico. Torniamo all'intervista? Dunque, tra poco è Natale. Vedo che avete fatto gli ultimi acquisti. Sì! Magari, sono i primi! In un'ora solo 23. Colpa di papà che mi ha bloccato il plafond della carta di credito. No, mo guarda, cioè, sto a subire la crisi. Ma ti ha bloccato la green o la silver? Peggio, la gold, amo. Ammazza, che infame tuo padre, proprio a Natale. Oh, ecco, 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 a Natale, a Natale. L'intervista di oggi, infatti, gira proprio intorno a questo, no, a Natale. Che significa il Natale per voi? Qual è il senso che gli date? Fa domande toste, prendi il telefonino, cerca, dai, forza. Che state facendo, scusate? No, un attimo solo, stiamo facendo mente locale. È tutta concentration. Non è una domanda astrusa, ragazze. Oh, astrusa tua sorella! Dai un po' che questo ci sta insultando. Non mi sto insultando, signora. Allora, il senso del Natale è la fratellanza, che significa tornare ad essere fratelli e ad amarci. Spesso facciamo dei grandi propositi. Grandi propositi! Ma ci dimentichiamo proprio delle persone che abbiamo vicino. Vicino. Bisogna prendere lo spirito di questo giorno e farlo rivivere ogni giorno dell'anno. Anno, sì. Questo darebbe un vero senso a Natale. Brava, brava! Signorina, mi scusi, questa cosa non l'ha scritta lei, dai, su. E senti cosa? Io ho fatto la privata e mi hanno imparato bene, mica come a te che stai di sicuro della pubblica. Noi siamo sicuro, oltre proprio, cioè. Ma oltrissimo proprio. La palestra. No, c'hai ragione, questo si sta provando a insultare. No, mi hanno attaccato sulla catena dei 10 libri, mortacci loro. Cosa, su, dammi qualche titolo, dai, veloce. I love shopping. Sì, io ero troppo cazzo. Senti cosa, ma io ricevo ogni anno gli auguri da sta Merry Christmas. Ma se posso sapere chi è? Vabbè, ma sarà uno scherzo, no? Ho capito, ma ogni anno non c'è proprio niente da fare. Ma come Merry Christmas? È Merry Christmas! Non ti pareva che non era amica tua? Cicci, sta sulla Rai. Non c'è stacca più un cazzo, qui è tutto un trip. Di love. Oddio, ma chi è? Non l'ho detto. Signorina, dove va? Un senza tetto, So, immigrato polazzo! Ma cosa dice? Ha bisogno d'aiuto! Senti, ma se io ti ho detto che mio padre mi ha bloccato il plafond della carta di credito, no? Ma secondo te io mi metto ad aiutare i così poracci? No! Ma un euro, su! Amo, mi sta chiamando il tuo boyfriend! E perché chiama te? Che ne so, con tutte quelle foto del cazzo ti si è scaricato il cello, no? Pronto? Aspetta! Ragazzi, vorrei finire l'intervista io. Sì, già tesa! Sì, te la do! Ma no, cretino! Ma mica in quel senso, no! Ok? Sì, ciao, baci! Yeah. Amore mio? Dolcezza, sì. Le ricordo che siamo in diretta. Shh. Sì, dicevi? Oh, sì. E quindi? Non ci credo! Oddio, Mori, che ti ha detto? Ho detto che non vuole essere come tutti gli altri fidanzati che ho avuto, che non vuole essere così. Consumista, santo Dio, consumista! Sto stronzo, mamma! Guarda che la colpa è mia, che gliel'ho data subito, sei pure innamorato! Sto stronzo! Stronzo! Ma poi scusa, ma a che ti potrei regalare, che ne so,
un'oca. A me non ci facevi il Moncler, no? Stronzo! Ma è una gioia comunque, certo. Vabbè, signorina, mi sembra che qui abbiamo finito, eh? Sì, infatti, tutta colpa vostra. Ma di essere insensibili, che cazzo! Insensibili proprio. Dai, amo, non ti preoccupare, noi adesso andiamo a Ponte a Perito. Poi ci guardiamo l'ultima puntata della web series di Lady del Santo. Serata top! Coso, senti, noi ci diamo che si è fatta una certa, ok? Stop. No, scusate, Giulia, Vittoria, cioè, queste due sono proprio due deficienti. Ma chi le ha scritte le battute? No, cioè... io ve lo dico, mi rifiuto di metterci la faccia. Ludovica, puoi venire per favore, glielo dici pure tu. Vabbè. Pagate?